Ciao, ci ho preso gusto con gli oggi così. Quindi, prima di questo avrete già visto delle foto meno peggio, perché le ho fatte col buio praticamente, di questo make-up che ho voluto fare perché volevo provare due palette nuove. Una mi è stata regalata, l'altra l'ho presa io. Una è di Sephora, l'altra è di Sleek. E quindi insomma vi faccio vedere che cosa ho fatto. Come al solito, base sulle. Ma se faccio così, io vi faccio rivedere questo. Cambio qualcosa? No, fa schifo uguale. Va bene, non importa. Ci abbiamo provato. Base sulla palpebra mobile. Cominciamo bene. Come sempre, Urban Decay Primer Potion, quello praticamente che non ha colore, non mi ricordo il nome, forse Eden. Boh, vabbè. E poi ho fatto un mix dei due dorati di queste due palette che non vi ho neanche fatto vedere, quindi magari ve le faccio anche vedere. Allora, togliamo. Allora, questa è quella di Sephora. E questa è quella di Sleek, che ha quattro ombretti e due blush. Ok, allora subito posso dirvi perché prima di usarle le ho swatchate tutte per capire, per decidere come mi sarei truccata. Allora, questa di Sleek ha tutti i colori molto pigmentati e molto scriventi, sia dei blush sia degli ombretti. Questa di Sephora no, ha molto scriventi, questo argento. Questi due marroni, questo più caldo, un po' più chiaro e questo più scuro, freddo. E questo, questo color champagne qui. Questi tre e questo qui sono, meno scriventi. Sono dei colori molto belli, veramente molto belli, soprattutto questo blu, ma, purtroppo non hanno la stessa pigmentazione degli altri. Quindi nell'angolo interno dell'occhio ho fatto un mix di questi due dorati. Ho messo prima questo di Sleek, che ha una texture un po' cremosa, ecco questo qua, e poi sopra ci ho messo questo qui di Sephora e l'ho messo sopra proprio perché rilascia meno colore in fase di applicazione e più giallo rispetto all'altro. Però scrive meno, sostanzialmente. È questa l'altra differenza fra i due, oltre il colore. Su tutta la palpebra mobile, invece, ho messo questo qui, questo marrone qui caldo, ma molto bello, e anche secondo me molto luminoso, questo qui. Mentre nella piega ho messo questo marrone più scuro e più freddo. Quindi ho fatto un mix, beh, non un mix, ma ho sfumato insieme questi due colori che sono veramente molto belli e come vedete sono molto scriventi. Poi nell'arcata sopraccigliare invece con un pennello da sfumatura, ho usato quello di Acuro, ho fatto un mix di questo argento. Così si vede di questo argento e di questo champagne qui, di questi due colori. Ho volutamente voluto mischiare un colore un po' più giallino con uno più sicuramente più freddo, quasi bianco perché è un argento e anche con un effetto anche un po' metallizzato, ecco, metallico rispetto all'altro. E questo è il risultato. Non mi dispiace, assolutamente non mi dispiace. Poi sapendo fare il giusto mix, secondo me viene un bel lavoro. Prossima volta farò al contrario con i due marroni, perché
metterò quello più scuro sulla palpebra mobile e andrò invece a scaldare la piega con l'altro che è appunto un po' più chiaro e un po' più caldo. Come eyeliner ho usato un fluid line di MAC, il Rich Ground, questo qui, che è un colore stupendo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È una specie di ruggine molto luminoso e satinato. Non si vede un cavolo, che meraviglia. Vabbè, premiate lo sforzo e l'impegno. E l'ho applicato prima con il pennello d'eyeliner in silicone di Real Techniques, che però non va più bene perché adesso questo eyeliner sta iniziando a seccarsi e quindi quel pennello non lo stende più bene. L'ho sostituito poi con uno da eyeliner di Sigma insomma, e sono riuscita a metterlo come volevo io. Poi, mascara, ho utilizzato per l'ultima volta il volumizzante di color caramel. Questo è un mascara bio che ho amato follemente appena acquistato e nei primi mesi di utilizzo, che ho odiato profondamente quando dopo un po' ho visto che dopo qualche ora mi faceva cadere i pezzettini di mascara in questa zona qua, i pezzettini neri di mascara in questa zona qua, cosa per me assolutamente inaccettabile e intollerabile, e quindi l'ho messo da parte per quasi tutto il 2014, forse l'avrò usato un paio di volte. Adesso riprendendolo si è seccato, ovviamente, perché è passato veramente sicuramente più di un anno da quando ce l'ho, e quindi lo rivedrete nei prodotti finiti. Se non vi dà fastidio il fatto che dopo un po' di ore vi rilasci le briciolette di mascara e qua è un ottimo mascara, sia come ingredienti che come effetto, perché mi piaceva moltissimo l'effetto che mi dava sulle ciglia, per essere un mascara bio soprattutto. Però per me questa cosa qui è assolutamente inaccettabile, non la posso sopportare e quindi non lo ricomprerò sicuramente, ma per tutto il resto è un buon mascara. Poi, nella rima interna dell'occhio ho usato il marrone di questo matitone, di questo duo di Kiko, di non mi ricordo quale collezione, questo qua, che è veramente burrosissimo e fantastico. Questo matitone è qualcosa di eccezionale, veramente di eccezionale. Io lo sto centellinando. Mentre le sopracciglia le ho riempite perché io non le devo disegnare, le devo soltanto riempire con questa matita per sopracciglia di color caramel, che è una matita per bionde ed è un top freddo. Dove ve lo faccio vedere? Perché qui adesso sono piena di colpi di salviette e quindi giustamente la matita non gliela fa. Ok, questo colore qui, come vedete, è un color top ed è freddissimo. E io devo usare i colori per sopracciglia da bionde e freddi, perché se no non vanno bene. Diversamente sono troppo scure e io non mi ci vedo. Poi mi sembro veramente, come ho detto già tante volte, peo pericoli. Ok, non le ho fissate con nessun gel, boh, basta così. Poi, sul viso ho dato soltanto una spolverata di cipria, questa qui di Zao, che come vedete sta finendo. Non mi ricordo il colore perché purtroppo non c'è scritto, essendo questi contenitori ricaricabili. C'è forse scritto dietro la cialda, ma non ci giurerei. Comunque l'ho comprato troppo tempo fa per ricordarmi il colore. E ho messo soltanto la cipria, non ho messo il fondotinta perché ho uno sfogo. Vedete, qui. Qui, ecco, qui e qui sono due cerchietti rossi che da più di un mese a questa parte vanno e vengono, magari sono una settimana senza averli, poi mi ritornano. Vabbè, fa lo stesso. Forse c'è il gatto che sta cercando di entrare. Allora,
Qua continuo ad avere distrazioni. Vabbè, il correttore è sempre il cancelletà di Maybelline. E io ormai, finché non finisce quello che c'è impregnato nella spugnetta, continuo a utilizzarlo, anche se praticamente il prodotto è finito, non ce n'è più. Però io continuo a utilizzare quello che c'è sulla spugnetta. E dunque, come blush ho usato questo qui di Sleek, che è veramente molto bello. Lo faccio vedere qui. Almeno a me piace. Piace molto perché secondo me è un colore assolutamente gestibile. Non è di quelli super super impegnativi. Un effetto un po' buona salute. Sì, credo che sia il gatto perché non vedo l'ombra di Nikita. Quindi è per forza il gatto che sta cercando di entrare. Poi finisco con le labbra. Finalmente ho trovato un prodotto di Make Up For Ever che mi piace, nello specifico questa matita labbra, che come colorazione spero sia la 3C, perché non, altrimenti non lo vedo da nessun'altra parte. È un nudo, questo qui. Questo è assolutamente con un tono neutro beige. L'ho messa insieme a questo rossetto di Bare Mineral, il Speak Your Mind, questo qui, entrambi trovati nel set di Sephora, nel kit di Sephora. Allora, il rossetto è visibilmente rosato rispetto alla matita, però vedete che insieme fanno un bel effetto, ecco, non c'è uno stacco antiestetico o brutto. E questo rossetto mi piace perché comunque è bello lucido e dura abbastanza. Questa matita è fenomenale, assolutamente al pari delle matite di Chanel, perché ha quella consistenza un po' cerosina che dura anche dopo che magari il rossetto va via. Ovviamente è una cosa che si può fare con una matita nude, perché avere solo un contorno rosso e non avere niente tutto attorno è una roba terribile. Però con una matita di questo colore non crea nessun tipo di problema, secondo me. E soprattutto se poi magari uno invece lo mette su tutte le labbra. Quindi, oltre a fare da base al rossetto, anche quando va via il rossetto, vi rimangono le labbra omogenee. È fantastica, una durata impressionante questa matita, impressionante. Bene, io sì, direi che vi ho parlato di tutto. Queste due palette, secondo me, non sono male, assolutamente non sono male. E non prenderò anche l'altra di Sleek con i colori nude perché tanto non ne ho bisogno. Poi la Chocolate Bar, insomma, non mi serve assolutamente una palette con quei colori, però mi faceva piacere provarne una anche perché di Sleek non ho tantissimo, assolutamente. Adesso mi è stata regalata una palette da Sony, alla Celestial, che mi piace moltissimo, e poi ne ho un'altra che mi sono comprata io e basta. Non ho assolutamente tantissime cose, non ho blush, non ho rossetti, non ho pochissimo, veramente ho tre cose proprio di numero di Sleek, e quindi mi faceva piacere provarla. Poi è molto carina perché ha la chiusura magnetica, non ha robe da pigiare che magari uno per aprire si deve spaccare le unghie. Ok, detto questo, io vi saluto e vi rimando al prossimo Oggi Così.